Allora ragazzi, buongiorno a tutti, come promesso video in presa diretta, quindi cellulare, cuffiette, so, vi racconto quello che abbiamo fatto in questi giorni. Allora, come vedete alle mie spalle siamo, vedete le Alpi, siamo in Val d'Ossola, quindi Alto Piemonte, e abbiamo praticamente, siamo alle ultime fasi di intervento su questa bella casa riqualificata grazie al super bonus in parte soldi del cliente, eccetera. Adesso se siete d'accordo, entro dentro e vi racconto un pochettino quello che abbiamo fatto su questa casa. Innanzitutto vi faccio vedere la posizione dove abbiamo installato la unità esterna della pompa di calore. Eccola qui, macchina 11 kW, trifase, manca ancora qualche ritocchino. Il rumore che sentite è la ventilazione, ma la macchina è silenziosissima a stare qua. Qua sul dietro abbiamo la protezione posteriore, abbiamo scarico pendenze che abbiamo convogliato in fogna, abbiamo delle equipaggiazioni molto generose, ve le faccio vedere meglio da questa parte. Come vedete, equipaggiazioni da, ripeto, mancano dei ritocchini, comunque equipaggiazioni da 37 mm di spessore su tubo da 32, copertura posteriore, questa è una zona con parecchio rischio neve, per cui è opportuno proteggere bene tutto quanto. Sulla sopra questa griglietta che vedete è lo scarico della lo scarico dell'aria delle due VPT, quindi dei due scaldacque in pompa di calore da 270 litri che abbiamo messo all'interno. Vi porto dentro e nel frattempo vi descrivo l'intervento. Allora, mentre vado dentro vi descrivo l'intervento. Quindi casa di due piani, due unità che abbiamo riqualificato con un unico impianto di riscaldamento, quindi con l'unica pompa di calore, vi dicevo 11 kW trifase, semi monoblocco come tipologia, come avete visto di marchio Buderus, che va ad alimentare due piani di termosifoni in alluminio che abbiamo sostituito, nonché un ventilatore che è presente giù in taverna. Entriamo dentro e la prima cosa che vediamo è la zona di inverter e batterie. Giro l'inquadratura. Quindi nel garage abbiamo ubicato la zona inverter batterie, abbiamo ubicato la colonna di ricarica, vi faccio vedere tutto da sinistra a destra, quindi wall box da 7,4 kW monofase, le batterie sono 4 batterie da 15 kWh ciascuna della Huawei, stiamo ultimando le configurazioni, qui abbiamo due inverter sempre di Huawei da 10 kW in trifase, andando avanti. Quattro string, l'impianto è da 19,875 kW, quindi quasi 20 kW, quadro di interfaccia ovviamente con i suoi dispositivi, quindi qua entro con i due inverter, qua abbiamo protezione voltmetrica, abbiamo il vero e proprio dispositivo di interfaccia, da qui usciamo, scaricato di sovratensione, usciamo con il generale impianto fotovoltaico. Adesso vi porto dentro e vi faccio vedere la centrale termica, la casa è un po' un labirinto, ma cerco di spiegarvi più cose possibile. Allora, qui andiamo in centrale termica. Lo spazio, tenete conto che io sto riprendendo con un grandangolo, quindi lo spazio vi posso assicurare che è veramente molto molto stretto, quindi è stato un po' un lavoro di Tetris farci stare tutto. Qui di fronte a me questa scatolona bianca è l'unità interna della pompa di calore. Per darvi un riferimento, questa finestra è quella che voi avete visto dall'esterno quando vi ho mostrato l'unità interna, quindi l'unità esterna sta esattamente di schiena a questa unità e questi sono i tubi. Questi di sotto, questi qua di destra, sono i tubi che portano all'unità esterna. Vi descrivo gli altri dispositivi, poi entriamo un pochettino nel merito. Allora, qui abbiamo due scaldacque in pompa di calore da 270 litri. I due vasi di espansione, uno per ciascuno, quindi due scaldacque in pompa di calore, questo come leggete al servizio del piano terra, questo invece è al servizio dei piani 1 e 2, sono tutti e due contemporaneamente accesi. In questo momento abbiamo l'accumulo a 46,2, qua vedete, non so se si nota, il simboletto di compressore acceso, qua invece l'acqua è a 43,3 perché il piano terra ne facciamo un uso più saltuario, quindi viene tenuta leggermente più bassa. Qui siamo riusciti, qua, in questo spazio c'era un lavatoio, un vecchio lavatoio, la lavatrice, dei pensili, eccetera. Siamo riusciti a ridare alla nostra cliente la lavatrice con nuovo scarico, nuova adduzione idrica. Qui dietro è un po' un labirinto di tubi, perché qua abbiamo il miscelatore termostatico di uno scaldacqua, qua il miscelatore termostatico dell'altro scaldacqua, collegamenti per i vasi d'espansione, le due prese elettriche. Ma torniamo alla parte impianto termico. Allora, qua c'è alle mie spalle
il collettore idrico esistente. Il cliente non ci chiedeva di sostituirlo, per cui è rimasto così. Qua c'è un sistema di valvole monotubo bitubo, parecchio diffuse purtroppo, per cui i termosifoni vengono derivati in serie praticamente a gruppi di 2 o di 3. Quindi qua abbiamo segnato semplicemente collettore di mandata, collettore di ritorno, non so se si legge, collettore di ritorno, e adesso vi spiego un pochettino come funziona sta roba qua. Allora, unità interna e unità esterna lavorano in tandem per rubare energia all'aria e trasferirla all'acqua. Su un sistema quasi tutto a termosifoni come questo, di fatto lavoreranno, questa macchina lavorerà quasi sempre in caldo, lavorerà in estate per il ventilatore che c'è in taverna, magari dopo ve lo mostro. Quindi loro, l'obiettivo di questa pompa di calore, che viene definita semi monoblocco perché la parte, c'è una parte di pompa di calore sull'unità interna e una parte sull'unità esterna, sostanzialmente come funziona? A bordo dell'unità interna abbiamo elettronica di controllo con la parte alta, circolatore, resistenze elettriche di controllo, ovviamente il pannellino di comando, che ci dice che in questo momento che abbiamo appena accesa abbiamo 16 gradi e mezzo di temperatura locale, 5 gradi e mezzo di temperatura esterna. Quindi vi dicevo, sul display il piccolo mappamondo indica che siamo connessi in rete. In effetti qui sotto c'è il cavo di rete, questo qua, non riesco a farvelo vedere, questo qua. Quindi vi dicevo, a bordo dell'unità esterna invece c'è tutta la parte frigo, compressore, valvola 4 vie, l'altra scheda elettronica di controllo. L'obiettivo di questa pompa di calore sostanzialmente che cos'è? È quello di tenere in temperatura il puffer. Qui abbiamo un puffer della, non vi parlo mai di marche, oggi intanto si leggono quindi è inutile che le nascondiamo, un puffer della MT da 280 litri che sostanzialmente stiamo ottenendo una temperatura attorno ai, vedete, questo termometro meccanico attorno ai 40 gradi. Impianto come sempre in bassa temperatura, sopra il puffer abbiamo valvola di salto automatico e Joule, vaso d'espansione, ok? Quindi vi dicevo, l'obiettivo della pompa di calore è tenere in temperatura il puffer, quindi unità interne e unità esterne in tandem tramite questi due tubi lavorano mandata sulla parte alta del puffer, ritorno, vedo se riesco a farvi vedere, ritorno dal puffer alla nostra macchina. Nel ritorno abbiamo adottato due precauzioni importanti. La prima è questo filtro della Spirotech che svolge sostanzialmente tre funzioni. La prima è un filtro meccanico, quindi all'interno ha una retina che trattiene l'impurità, e un filtro magnetico, come vedete da questa grossa calamita, nonché è un separatore di microbolle d'aria. Quindi le microbolle d'aria che arrivano dentro il nostro impianto quando lo carichiamo per la prima volta e che col tempo tenderanno a raggrupparsi, naturalmente cerchiamo di espellerle qua. La macchina anche a bordo, l'unità interna a bordo, altri due sistemi di sfiato, uno automatico e uno manuale, però non ve l'apro adesso, insomma, se non vi annoio troppo. Lato invece, arrivo dell'acqua, che cosa abbiamo fatto? Adesso giriamo un'inquadratura e cerco di mostrarvi qualcosa lato trattamento acque. Adesso vi faccio vedere qualcuno una delle precauzioni che abbiamo adottato lato trattamento delle acque. Allora, qui vedete un filtro a doppio manometro, poi vi spiego il perché, a due manometri. Allora, qui a destra praticamente c'ho l'arrivo dell'acqua dal collettore freddo, il filtro filtra appunto, quindi le impurità presenti nell'acqua che mi arrivano dal collettore freddo vengono trattenute, e il filtro a due manometri per una ragione molto semplice. Qua voi vedete una freccia che ci indica che l'acqua arriva da destra e va verso sinistra. Quindi questo è il manometro che mi segna la pressione prima del filtro e questo mi segna la pressione dopo il filtro. Se le due pressioni sono uguali, più o meno come in questo momento, significa che il filtro non sta rappresentando una strozzatura, quindi il filtro non è un ostacolo, significa che il filtro è pulito ed è normale perché il filtro, insomma, è stato installato solo qualche giorno fa. Immediatamente dopo il filtro, doppio manometro, peschiamo l'acqua che poi tramite questo gruppo automatico di riempimento ci terrà alla corretta pressione il nostro impianto termico, ok? Andando avanti, dobbiamo adesso fare il carico freddo degli scaldacqua. Quindi qui abbiamo il nostro dosatore di polifosfati e poi questo tubo andrà dietro. Riprendiamo il tubo dall'altra parte, questo qua è multistrato. Con questo T stiamo derivando i carichi dei due scaldacqua. Quindi questo è il punto nel quale l'acqua fredda filtrata addizionata ai polifosfati sostanzialmente con questo T va, con queste due valvole, a caricare i due scaldacqua. Altri dispositivi installati qua in prossimità del carico dello scaldacqua sono valvola di non ritorno, che ovviamente è messa nel verso che l'acqua entra dentro gli scaldacqua. Con questo T
stiamo caricando, diciamo, facciamo l'ingresso freddo di questa valvola miscelatrice, dall'altra parte è l'uscita calda dello scaldacqua, valvola miscelatrice, l'acqua ormai miscelata va verso le nostre utenze con questo tubo qua che vi riprendo dall'altra parte, quindi queste sono le uscite calde per i due scaldacqua in pompa di calore, uno al servizio del piano terra, come vi dicevo, l'altro al servizio dei piani primo e secondo. Qui sopra vedete come abbiamo convogliato verso l'esterno le uscite fredde, quindi l'aria fredda che esce dagli scaldacqua in pompa di calore, la ripresa invece dall'ambiente, quindi con braghe, curva, eccetera, andiamo fuori ed è il punto, quella griglietta che vi ho fatto vedere prima dall'esterno, adesso qua il muratore dovrà chiudere, dovrà fare le opere murarie di ripristino. Tornando al nostro impianto termico, sostanzialmente questo è il collettore che vi dicevo, quindi se da un lato l'obiettivo della pompa di calore è tenere in temperatura il nostro accumulo, il nostro puffer da 280 litri, dall'altro lato abbiamo che i circolatori del vecchio impianto termico sostanzialmente prenderanno l'acqua da questo accumulo, mandata e ritorno verso il basso, e la dovranno mandare verso il collettore di mandata, e poi l'acqua dal collettore di ritorno ci tornerà attraverso questo tubo, seguiamo, 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 ci tornerà dentro il puffer, ok? Altri accorgimenti importanti quando si lavora su un impianto datato come questo, tubi in ferro che poi diventano rame, non so se si vedono dalla parte superiore, comunque tubi in ferro che diventano rame, collettore adattato, circolatori adattati, poi insomma proporremo al cliente la sostituzione anche di questi perché secondo me per un giusto completamento è opportuno anche sistemare queste cose. Come siamo intervenuti? Naturalmente con un bel lavaggio d'impianto, con la pompa lava impianti, siamo riusciti a collegarci qua sopra, vedo se riesco a mostrarvi, vedete i tappi. Queste sono delle linee abbandonate, quindi ci siamo collegati lì. Abbiamo attaccato la lava impianti per oltre un giorno di lavoro con trattamento disincrostante, quindi dei prodotti specifici per disincrostare il nostro impianto senza bucarlo, senza danneggiare nulla. Quindi trattamento disincrostante, termosifoni completamente nuovi, valvole completamente nuove. L'unica cosa che manca in questo impianto è andare a rifare questo collettore. Però per adesso, insomma, l'impianto funziona tutto molto bene. Una cosa importante, questo impianto è servito con delle valvole monotubo bitubo che in tanti dicono non possono funzionare con i sistemi in pompa di calore. Abbiamo dimostrato che funziona, abbiamo un puffer a 40 gradi, abbiamo le mandate che vanno tra i 45 e i 50 gradi, insomma l'impianto sta funzionando veramente molto bene con dei nuovi termosifoni in alluminio in sostituzione dei vecchi termosifoni in alluminio e un ventilconvettore al servizio della taverna. Ripeto, fondamentale lavaggio d'impianto, fondamentale sarebbe anche rifare questo collettore, ma per adesso anche col vecchio collettore sta funzionando tutto alla grande. Faccio vedere la parte dei termosifoni così facciamo un ragionamento veloce sulle valvole monotubo bitubo. Ragazzi, siamo arrivati all'interno di uno dei locali del piano seminterrato. Qui alle mie spalle vedete un termosifone di nuova installazione. In basso, sono presenti le valvole monotubo bitubo di cui vi parlavo. Adesso ve la inquadro e poi continuiamo il ragionamento. Allora, la valvola è fatta in questo modo. Mancano ancora le teste termostatiche radio, questa è una valvola Caleffi, mandata e ritorno nei due tubi che sono messi praticamente adiacenti. Perché si chiama monotubo bitubo? Allora, nel funzionamento monotubo, poi magari vi farò un approfondimento, vi dicevo, con gli schemi funzionali alla mano, nel funzionamento monotubo l'acqua arriva da uno dei due tubi, mi serve il termosifone e una parte dell'acqua se ne va via e va all'ingresso caldo di un successivo termosifone. Nel funzionamento bitubo, semplicemente il funzionamento è quello normale a collettori, per cui ci sono questi due tubi che mi arrivano da un collettore, gli altri due tubi di un altro termosifone che arrivano sempre dal collettore, per cui la valvola è impostabile da qui dentro con una chiave a brugola da 10. Quindi la imposti come monotubo bitubo, quindi scusatemi, come monotubo, quindi come entra esci, oppure come bitubo, quindi come arrivo dal collettore. Ripeto, anche in questo caso, benché in tanti dicano che è impossibile assolutamente andare a installare termosifoni con pompa di calore con la valvola monotubo bitubo, qua abbiamo dimostrato che è assolutamente vero il contrario. Un'altra cosa importante che vi posso dire di questa installazione è stata questa. Questi sono dei termosifoni, in questo piano abbiamo dei termosifoni da interasse 800. L'interasse è semplicemente la distanza tra questo punto, quindi l'asse del tubo superiore,
è questo punto, cioè l'asse del tubo inferiore, no? Quindi questi sono 80 cm questa distanza. I vecchi termosifoni erano da 700 di interasse e come, ed erano anche parecchio più corti, cioè il vecchio termosifone era largo probabilmente i due terzi di questo. Quindi come abbiamo deciso di intervenire? Innanzitutto uno dei vantaggi della valvola monotubo bitubo è che non ci dà vincoli in altezza, perché normalmente nei termosifoni che hanno qua in basso il detentore, qua sopra la valvola, sostanzialmente siamo sempre vincolati dalla posizione dei tubi. Abbiamo approfittato di questa situazione sollevando l'interasse da 70-80, quindi il termosifone è 10 cm più alto del vecchio, e abbiamo anche aggiunto parecchi elementi andando a aggiungere, andando a sfruttare questo spazio, adesso bisogna fare i ripristini qua del perlinato eccetera, quindi termosifone che soddisfa le esigenze di questo ambiente. Un'altra cosa fondamentale è quando noi facciamo il dimensionamento dei termosifoni che ce ne freghiamo, virgolette, di quello che era installato prima e andiamo con un dimensionamento completamente nuovo, quindi andando a sfruttare, come in questo caso, o l'altezza o la larghezza o entrambe le cose, ok? Quindi queste sono delle cose assolutamente fondamentali. Quindi mai fidarsi del dimensionamento fatto dagli altri, anche perché spesso quel dimensionamento era fatto da un termoidraulico un po' improvvisato, e fare gli ingegneri, quindi andare a fare i conti reali sui watt, sul fabbisogno termico di ogni singolo ambiente. Ok? Andiamo di là, vi faccio vedere il ventriconvettore, l'unico di tutta la casa, e poi vi saluto. Siamo in taverna e qui vi posso far vedere l'unico ventriconvettore di questa casa. Quindi il convettore è molto bello, molto minimal, mancano ancora l'elettronica di controllo perché non è ancora arrivata, visto che prima bisogna fare un pochettino i salti mortali con i materiali, però perlomeno il ventriconvettore comunque gliel'abbiamo dato acceso controllando il flusso dell'acqua con un interruttore messo in quadro. Mi avvicino all'esterno e ci salutiamo. Allora ragazzi, per salutarci sono tornato all'esterno, come vedete il ventilatore è acceso, fa freddissimo qui davanti. Ovviamente perché sta producendo acqua calda. Scrivi in un commento se ti è piaciuta questa formula di questo video un pochettino improvvisato, quindi cellulare cuffietta senza luci se non quelle del cellulare. Fammi sapere cosa ne pensi, se desideri altri video di questo genere te li faccio sicuramente, se hai domande sulle soluzioni tecnologiche che abbiamo adottato e niente. Che altro dire, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, seguimi anche sul gruppo Facebook Ingegnere Marcello Corpo, e con queste belle montagne alle spalle non posso che salutarti da Trontano in Valdossa. Un caro saluto e a presto. Ciao.